Ciao fans! Ciao fans! Siamo qui oggi nell'idromassaggio e fa anche le bolle, guardate, scusate, Però adesso lo stoppiamo, se no non si sente l'audio. Siamo qui nell'idromassaggio di questa suite all'ultimo piano di un hotel di Trento. Hotel B-Place. Perché poi ce l'avete chiesto tutti, ma dov'è che c'è l'idromassaggio in terrazzo? Hotel B-Place, per festeggiare l'anniversario che era il 24 marzo. Il video uscirà più avanti e adesso siamo già a fine aprile praticamente. Esatto. Però vabbè, era per contestualizzare. Siccome ci avete fatto un po' di domande su Instagram, Facebook, eccetera, abbiamo colto l'occasione per fare un video di Q&A un po' diverso, prendendo ispirazione da un'altra persona che aveva fatto un video simile. Sai chi era? Sì, e mi piace anche. Questa è impegnativa, perché è la risposta che non ti aspetti. Dopo quanto tempo, rispetto all'esservi conosciuti, vi siete messi insieme? Subito, un giorno, una sera. Cioè, in realtà... poche ore. Consideriamo quel giorno lì. Esatto. Vabbè, ovviamente quella sera non è che abbiamo detto ci mettiamo insieme, però col senno di poi consideriamo quel giorno lì come data per l'anniversario. Vabbè, scusa, ci siamo limonati 3 ore in macchina. Lo so. Flashback. Ti ricordi queste strade insieme noi due la prima volta? Sì, tu che hai messo il rossetto dicendo almeno non lo bacio. credevi! Abbiamo fatto questa stradina, me la ricordo. Ma avevo parcheggiato qua avanti forse. Proprio avanti, era un parcheggio grande. Avevo parcheggiato qua. Ah sì, è vero. Che limonata in sto parcheggio. Cioè tipo per i 2 anni potremmo tornare qua a mangiare. End of flashback. Lo so, però vabbè, non è che siamo andati via, stiamo insieme allora. No, vabbè, era una cosa sottintesa, no. No, che ci saremmo rivisti. Sì, vabbè. Però non è che siamo detto ci mettiamo insieme. No, vabbè, non è che siamo all'asilo. Cioè, non è che abbiamo fatto il fogliettino, sì, no, ci mettiamo insieme. Però diciamo che consideriamo quel giorno lì. Che era? 24 marzo 2018. Bravo. Qua non sfugge niente. Allora, tu hai già risposto, vedi che uno ha chiesto i vostri genitori erano d'accordo per le moto. Tu l'hai già detto. Quindi vai tu. No. No, non erano d'accordo, soprattutto mia madre era assolutamente contraria. Solo che la provvidenza divina ha voluto che mio zio avesse un Burman 400 che non usava più, che ha regalato mio papà. Gli ha detto, senti, tienitelo, fai quello che vuoi, buttalo, brucialo. Sì, purtroppo mio padre è un Burman e vabbè, cosa devo fare? Tutti hanno delle disgrazie in famiglia, a me è capitata questa. Poteva andarmi decisamente peggio, però mi sarebbe piaciuto avesse anche lui una moto per uscire insieme. Hanno iniziato a usarlo lui e mia mamma per andare magari la domenica al lago, prendere il gelato, cazzatine, e poi mio papà l'ha usato per andare a lavorare quando non era in pensione. E gli ho detto, scusa, che cacchio è? Te adesso vai in giro con lo scooter e non mi posso comprare la moto, mi sembra un po' scorretto. Allora mia mamma ha detto, quando inizi a lavorare con i tuoi soldi ci farai quello che vuoi. Primo lavoro, quando mi sono dimesso per cambiarlo, col TFR ho dato l'acconto per il Duke. Quindi mia mamma però non voleva. Ancora adesso è contenta di quello che abbiamo creato, del progetto moto, del fatto che ci siamo conosciuti, tutto il resto. Guarda tutti i video. Adesso che poi hanno la Smart TV, li guardano su 55 pollici tipo. E vuole farsi anche un tatuaggio del nostro stemma. Quindi adesso è molto contenta, però è sempre un po' un'apprensione quando siamo in moto, tipo scrivi quando arrivi, tutte queste cose, però vabbè, penso che sia normale, le mamme sono sempre un po' apprensive. Eravamo qua in ansia che vi aspettavamo. In ansia. Faccio il casco. Faccio il casco. Ciao ma. Ciao Gioia. Aspetta che mi spoglio. Signore. Ciao, che glielo dico alla nonna, se no mi va in ansia. Borse rigide in tela. Dipende su che moto. Sì, dipende su che moto e soprattutto secondo me il compromesso giusto è semi rigide. Quindi in tela ma con una parte magari un po' rigida. Sull'MT c'erano 3 marche di borse, principalmente 3 marche. 2 avevano tutti i telai ed erano rigide o semi rigide con i telai. E ce n'era un modello che è quello che ho preso,
vi lascio là in alto qua di tutta la scelta del montaggio eccetera, che siamo andati dai nostri amici di Supremacy Motorcycle. Queste hanno il telaio invisibile che si può smontare subito dopo che togli le borse. È molto bello esteticamente, non si vede niente. Il contro è che se lasci la moto parcheggiata non puoi legare le borse, cioè non sono agganciate, quindi uno se le può portare via. Il pro è che una volta che le togli non rimane niente quasi che si vede. Quelle rigide col telaio ti rimane lì un'impalcatura che sembra la Cappella Sistina quando fanno il restauro. Quindi io quelle non le volevo sulla mia moto. Se c'è un adventure o qualcosa magari stanno anche bene. Dipende tanto da che modello di moto hai. Oh, sono finite. Sono finite le domande. Wow. Possiamo accendere le bollicine. Niente, speriamo che questo video nell'idromassaggio vi sia piaciuto. Noi, bella temperatura piacevole e non ha piovuto tutto il video. Grazie al cielo, nonostante il tempo. Come potete vedere, anzi, integrerò un video in cui vi facciamo vedere come abbiamo montato la Sony. Adesso faccio partire la ripresa. Praticamente abbiamo messo lì il cavalletto sul lettino. Il cielo, il cielo è così, niente di buono. Però fino adesso non ha piovuto, sono le 6 e niente. Adesso spegniamo tutto, andiamo avanti in relax qua nell'idromassaggio fino a notte fonda, Un party, aperitivi, feste. Ah, è vero, chiamiamo la nostra amica la reception Martina che ha detto per qualsiasi cosa, qualsiasi, ha insistito molto su qualsiasi, non esitate a contattarmi. Secondo me qualcuno fraintende sempre, però. Sì, sono vabbè. Solo molto gentili. È il loro lavoro, però secondo me qualcuno poi fraintende. Sono delle belle ragazze e uno ci prova anche. Lei era molto bella. Sì, molto bella. E quindi adesso la chiamiamo e gli chiediamo per l'aperitivo in camera cosa ci portano di buono. Esatto, guarda che mi siedono gli addominali. Vero. Questo me l'ho parlato molto sobrio. E quindi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto e come a noi è piaciuto stare dentro questo brodino di 40 gradi e ci vediamo domenica con un nuovo video. Ciao fans, siamo alla diga del Vajonte. Fa impressione vedere tutte le bandierine con i nomi dei bambini morti quel giorno. Cioè sono tantissime e dietro ce n'erano altrettante. Impressionante, eh? Anche un po' triste, cioè molto triste in realtà. Cioè veramente veramente grande. Tra l'altro l'unico danno è lì in alto, per il resto tenuto molto bene anche. Peccato che tutta la montagna è divenuta giù, tutta. 2 chilometri di frana, bello. Come al solito i periti, sempre molto sul pezzo. E da qua in alto si vede, penso, da dove si è staccata la frana, ovvero da lì, che è finita nel lago che si era creato, che poi ha fatto l'onda di piena, che è entrata lì, ha superato la diga ed è andata giù verso Longarone.